viene fatto dai petrolieri, da dei tecnici pagati dai petrolieri, e poi viene depositato, abbiamo detto, al Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente lo pubblica sul sito, come avete visto il progetto per esempio di Ripa Tranzone, ce ne siamo accorti perché è uscito sul sito del Ministero dell'Ambiente, abbiamo visto Ripa Tranzone, io me ne sono accorto io, devo dire. Ho chiamato gli amici San Benedetto, ho detto guarda, è uscito questo pozzo, abbiamo avvertito Vagnoni con un comunicato stampa. Il sindaco, devo dire, che non aveva avvisato nessuno. Il progetto viene depositato anche presso tutti i comuni. Quando viene depositato scattano 60 giorni di tempo per tutti, comuni, associazioni, singoli cittadini da tutto il mondo, possono mandare osservazioni al progetto dicendo questo non ci va bene, questo... e quindi bisogna studiarsi le carte. Io adesso vi porto qualche esempio di quello, io spero che non lo vedete perché spero che questo stato funzioni un po' meglio, però questo è quello che ci troviamo di fronte molto spesso. Questo è il progetto di Ripa Tranzone. Il progetto di Ripa Tranzone è uno screenshot, è l'originale della ditta, presentato dalla ditta al Ministero dell'Ambiente. E il piano di emergenza, premesso, loro dicono sempre che non succederà mai nulla, cioè questa è una premessa, loro dicono sempre non succede mai nulla nel mondo del petrolio, tutto sicuro, tutto senza problemi. Poi però, piccolo particolare, devono scrivere che ci sono potrebbero esserci dei problemi che vanno gestiti. Le emergenze, leggiamo velocemente, le emergenze rilevanti oggetto del piano sono blowout. Che cos'è il blowout? Il blowout è l'eruzione in testa pozzo, che è uno dei problemi più gravi, anzi il problema più grave dei pozzi, il rischio più grave, perché praticamente c'è una risalita incontrollata ed è proprio dei permessi nei pozzi di ricerca che avviene molto spesso, e cioè una risalita molto veloce di fluidi in fortissima pressione, in altissima pressione, e causa un'esplosione in testa pozzo e un'eruzione vera e propria di idrocarburi in aria, che può durare anche giorni. Credo l'ho messa una foto, poi la faccio vedere dopo. Comunque è un problema molto molto grave e rilevante. Loro avevano detto nello studio di impatto ambientale non c'è questo rischio. Uno dice perché lo mettete nel piano di sicurezza? Poi inquinamento a mare e a terra. A mare, arriva Tranzone, il copia incolla, diciamo, fa brutti scherzi. Esplosione, incendio, emergenze specifiche, evacuazione sanitaria, mezzi aerei, mezzi navali, arriva Tranzone in mezzo alle vigne, le motovedette, non lo so che pensano di... radioattività, segnatela perché è un altro problema, operatori subacquei, guardate, voi immaginate questi con le mute che vanno in mezzo alla vigna di Vagnoni nell'azienda, però la cosa più bella è questa, perché dicono che poi può accadere l'emergenza maggiore, una situazione di pericolo già in atto che interessa gran parte o in tutto il cantiere, rischia di estendersi all'esterno, cioè alle suore del convento di Ripa Tranzone, con conseguenze considerate gravi dal punto di vista umano, cioè stanno bruciando le persone, e o ambientale o è tecnico, e che potrebbero influenzare negativamente l'immagine della società e dell'attività presso l'opinione pubblica. Cioè, uno scritto nero su bianco, questo è un progetto adesso in valutazione impatto ambientale, non 100 anni fa. Ancora più bella l'ENI. Pozzo, 1, adesso in valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente, sono caduto in aria perché sono ornitologo. E quindi loro devono scrivere, dicono studio impatto ambientale, scrivono le specie, la fauna che potrebbe essere impattata, così hanno messo l'allocco, una specie che conosciamo tutti, col piccolo particolare che quella cosa lì non è un allocco ma è un allocco di lapponia, che è un'altra specie che sa il lapponia, non in Basilicata. È come aver messo il gorilla al posto dell'uomo, cioè più o meno è quella la differenza. Allora là qua mi sono letto tutto il progetto e sfortuna loro, ENI, grande azienda, gracchio corallino, che sta pure sui sibillini, una specie molto rara, protetta a livello comunitario, è la mia specie, proprio la studio da decenni, e hanno scritto delle cose, migra a sud, non è un migratore, e cose di questo genere, ma il massimo a un certo punto hanno detto i coniugi alimentano i piccoli. Ora, capisco che i diritti li vogliamo estendere, e io sono per estenderli assolutamente, però diciamo anche al gracchio corallino che è ignaro di essere coniuge di qualcuno, dire. Cioè, allora qua scatta la curiosità dell'attivista ornitologo, ma dove l'hanno presa sta roba? Allora uno prende una frase e la mette in Google, e che cosa esce? Vuol dire esce un qualche sito, Wikipedia, cose di questo. No, questa volta è ancora più interessante stato, perché mi è uscito lo studio di impatto ambientale della seggiovia di Campo Imperatore, che in questi giorni è in esame in Abruzzo. Quindi anche loro,
autori diversi peraltro, quindi due autori che hanno copiato, diciamo, allora lì poi parte proprio, qual è la fonte? La fonte è questa, cilentodamare.it, è una cosa, signore, che lascia, diciamo, basiti, mi viene da dire. Ma è che un'immagine che a livello di Ministero dell'Ambiente, insomma. Ma chi è che le firma? Allora, ma chi è che le firma queste valutazioni di impatto ambientale? Li firmano tecnici. Ora, voi dopo questa fase di osservazioni, quindi noi dovremmo scrivere, io scrivo ormai, molto spesso mi capita di dover scrivere dicendo io mi rifiuto di fare osservazioni, perché è vergognoso che i cittadini si devono mettere a cercare i siti da dove fanno copia e incolla. Ma andiamo avanti, passiamo sopra queste cose. A un certo punto lo studio di impatto ambientale e le osservazioni vengono mandate alla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale. Uno dice, ah, qua ci saranno. Escono però articoli di questo genere, Fatto Quotidiano di pochi mesi fa, dove esce fuori che nella Commissione VIA Nazionale, ne sono 50, in realtà sono 48 adesso, che due sono stati arrestati per altre vicende, dove ci sta un soggetto che io ho fatto la ricerca, poi un soggetto, Vincenzo Ruggero, se uno lo mette in internet, vai sul sito, intanto vai sul sito del ministero, ci sono i curricula, ti prendi questa persona e vedi chi è, intanto un curriculum una pagetta e mezza, poi a un certo punto c'è scritto Vincenzo Ruggero commercialista, uno dice, oh, valutazione di impatto ambientale, una specie geologo, no, commercialista, membro del collegio sindacale di queste società, collegio scritto con 2G. Poi c'è scritto pure assessore provinciale e comunale, mi viene da dire che la senatrice dovrebbe un po' occuparsi di queste cose. Ora uno si prende la curiosità, mette in internet Vincenzo Ruggero inchiesta in Google, esce fuori la commissione della prefettura di Reggio Calabria per lo scioglimento del comune di Gioia Tauro, che scrive la prefettura chiedendo lo scioglimento del comune di Gioia Tauro dove questa persona era assessore nel 2008, poi è stato sciolto dal Consiglio dei Ministri, e quindi la prefettura si prende la responsabilità di aver scritto questa frase, questo paragrafo che inizia così: Vincenzo Ruggero, nato a Gioia Tauro, commercialista, fortemente sospettato di essere asservito al grande Piromalli. Questa persona siede da 10 anni in Commissione VIA. La Commissione VIA decide la TAV, la Salerno Reggio Calabria, la Quadrilatero. Non stiamo parlando di cosette. Alla Commissione VIA nazionale passano progetti per circa 40 miliardi delle nostre tasse, a parte la questione ambientale, ogni anno. Vi posso raccontare, ovviamente questo poi la prefettura, io non sono, ho letto, abbiamo letto, e poi c'è un altro Castelgrande, ingegnere di 85 anni, per carità, sarà bravissimo, sicuramente, però insomma, membro della P2 secondo il Fatto Quotidiano, e così via. Noi abbiamo fatto delle ricerche anche su altri soggetti, uno in particolare, professore universitario, lo dico perché interessa un po' le Marche, professore universitario Antonio Grimaldi, c'è scritto nel curriculum che era direttore tecnico di una società, la Progin SPA, che è una grande società di progettazione. Già un professore universitario che ha tempo da dedicare a fare il direttore tecnico, non il consulente, ma poi il direttore tecnico di una grossa azienda di progettazione, diciamo, ha grandi risorse, mi viene da dire. Poi però uno, cercando in internet, vede che c'è scritto in un sito che è anche proprietario di questa società. Vai a fare la misura camerale, la misura camerale di questa persona, di questa società, la Progen SPA, porta a dire che questa persona ha il 9% della società. Però a sua volta la società di Progen SPA è controllata dalla SIA SRL di Napoli. Fai la misura camerale anche dalla SIA SRL, c'ha il 92% questo professore. Alla ciccia, il professore e il proprietario, cioè controlla la Progen SPA. Voi direte, vabbè, fai il progettista. Sì, ma piccolo particolare, la Progen SPA è coinvolta in progettazioni che vanno a via. La TAV, la Quadrilatero. Voi direte, vabbè, però fai progetti, poi un'altra società che presenta al Ministero dell'Ambiente. Piccolo particolare, abbiamo scoperto che questa Progen SPA è socia di ANAS. Cioè ha fatto delle società con ANAS di progettazione, dove? In Colombia. Per 30 milioni di euro, 3 consorzi ha fatto in Colombia, ANAS, Progen SPA. Ora, qui si pone un problema. Questo professore,
può stare in commissione VIA decidere progetti presentati dall'ANAS? Punto interrogativo. Io non lo so, io lo racconto perché questi sono fatti, eh? Sono fatti usciti anche e non smentiti sulla stampa, peraltro. Quindi possiamo stare tranquilli rispetto ai rischi che adesso parliamo dei rischi di cui parlano queste valutazioni di impatto ambientale, cioè siamo pronti a rimanere per qualche decennio, come dice la Fabbri, insieme con questa cosa che ci può arrivare da un momento all'altro. Radioattività. Quando parliamo di radioattività, tutti in Italia sembra che non esista questo problema. In realtà, noi, se mettete radioactivity, oil and gas, vi esce la pagina dell'Environmental Protection Agency, cioè dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente del governo degli Stati Uniti, cioè questa è un'agenzia governativa, in cui vi descrivono quali sono i problemi derivanti dall'industria dell'oil and gas sulla radioattività, per due ragioni. La prima, i petrolieri molto spesso devono mandare delle sonde radioattive, cioè dei bussolotti pieni di sostanze che hanno delle emissioni radioattive, per studiare i giacimenti. Con il picco particolare che ogni tanto se le perdono, non sto scherzando, le lasciano, se le perdono nel senso si incastrano nel pozzo e le mollano. Voi direte, vabbè, però è un problema da tenere in considerazione. Guardate che uno di quei bussolotti nel 2002 ha creato un incidente nucleare classificato dall'agenzia statunitense come incidente nucleare perché si erano persi in superficie, per due giorni l'hanno lasciata aperta e 31 operai del pozzo si sono irraggiati. Un'altra volta nel 2012 se la sono persa, chiusa fortunatamente, la Halliburton, e si è scatenata una caccia all'uomo negli Stati Uniti con l'FBI per ragioni anche di antiterrorismo, e l'hanno ritrovata dopo due mesi questa sonda a fianco all'autostrada. Quindi è un problema comunque. E in Italia si fanno questi trasporti di materiale, si usano, questa è una foto presa in un pozzo della Total in Basilicata. In Basilicata è uscita una notizia, anche quella non smentita, che una sonda è stata persa. Poi in Italia non si sa quante. Poi però ci sono gli studi pubblicati a livello scientifico che dicono, per esempio, negli Stati Uniti in 20 anni ne hanno perse 104, in Norvegia 17, cioè ci sono i numeri. Se voi cercate, ci sono dei giornalisti oggi in sala, chiedete al Ministero Supereconomico, scusate, ma quante sonde vi siete persi, hanno perso i petrolieri in 10 anni? Non si sa. Gli incidenti, le aziende dicono stiamo migliorando la sicurezza, sarà vero? Questo grafico, governo degli Stati Uniti, incidente per numero di pozzi negli anni, come vedete stanno aumentando, perché sulla sicurezza probabilmente c'è una forte concorrenza fra piccole aziende, ormai molti pozzi vengono scavati da piccole aziende e la concorrenza si fa anche sul costo del lavoro e anche sulla sicurezza chiaramente, quindi si riflette. Questo è un blowout, come vi dicevo, è uno degli incidenti più gravi che possa avvenire. In Italia è successo sì a Trecate nel 1994, questa è una foto aerea di un territorio simile più o meno a questo, quello è Pianura Padana, questo è il pozzo, vedete tutto il nero, questo è Trecate, quindi voi immaginate di Patranzone, quelle immagini che vi ho fatto vedere, Recanati. Qua il vento tirava in questa direzione, il pozzo è eruttato per due giorni e mezzo e il risultato era questo. E per anni hanno dovuto bonificare centinaia di ettari di intorno a Trecate pieni di olio. Allora vi dico, però Trecate non succederà più, loro dicono i petrolieri, perché abbiamo inventato un meccanismo di sicurezza che si chiama blowout preventer, cioè è un sistema di valvole che si mette in testa pozzo e che se arriva a pressione la botta, diciamo così, dal basso regge. Sarà vero? Io non sono ingegnere, non sono nessuno, un attivista che però legge molto sui siti ufficiali. E allora ho messo blowout preventer accident, incidente in inglese. E cosa esce? Esce la pagina ufficiale del governo degli Stati Uniti di inchiesta sul principale incidente mai avvenuto nella storia dell'umanità petrolifero, e quello del Golfo del Messico. E come mai esce fuori che il blowout preventer? Che cosa c'entra? C'entra perché ve l'hanno messo anche in video, quello è un video, sono 11 minuti molto chiari, sono in inglese, ma che raccontano l'incidente, tutta la ricostruzione dell'incidente di Horizon nel Golfo del Messico. Poi però ci sono anche i documenti tecnici a sinistra, come vedete. Beh, insomma, in soldoni, il blowout preventer è stato una delle concause della gravità dell'incidente, cioè l'incidente è capitato perché anche funzionato male il blowout preventer, però il blowout preventer è entrato in funzione male, ha tagliato male la testa pozzo e ha fatto uscire per tre mesi il petrolio senza poterlo bloccare. Quindi
in realtà perché? Perché anche questi strumenti funzionano se c'è un uomo che li fa funzionare. Lì si erano dimenticati di cambiare una batteria con questi risultati. Fra parentesi, i pozzi hanno dimostrato recentemente, Princeton, che i pozzi abbandonati, che voi avete molti in questo territorio, pozzi, nelle Marche intendo, pozzi abbandonati, sapete quanti pozzi sono stati scavati in Italia ufficialmente? 7.220. Noi abbiamo scritto, dopo questa ricerca che ha dimostrato Princeton, come vedete, pochi mesi fa, che questi pozzi abbandonati molto spesso perdono in atmosfera metano e altri idrocarburi e dovrebbero essere monitorati. Si farà, noi abbiamo scritto alla Regione Marche, nessuno ci ha risposto, anche all'ARPAM. Noi siamo molto preoccupati per le falde acquifere, voi sapete che sotto i nostri piedi c'è tantissima acqua, non sono solo i fiumi, ci sono le falde che passano e vanno verso valle, diciamo così, e se scavate un pozzo trovate molto spesso acqua. Ora, per scavare un pozzo si usano delle sostanze chimiche, alcune volte, in alcuni casi, pericolose, lo dicono loro, questa è la scheda di sicurezza della sostanza miscela, è classificata pericolosa in conformità alla normativa vigente. Ora, voi fareste scavare un pozzo, che loro dicono non tocca l'acqua, ho capito, ma attraversa le falde per arrivare a 3.000 metri di profondità. Recentemente poi però è accaduta una cosa più importante. Voi conoscete il fracking? Avete sentito parlare di fracking? Ebbene, perché conoscete questo termine? È un sistema di produzione, o meglio di estrazione, molto aggressivo. Si fa iniettando i fluidi in pressione per spaccare le rocce e estrarre quanto più gas. Si fa negli Stati Uniti, in Italia è vietato. In Italia hanno vietato per il semplice fatto che in Italia, per le condizioni geologiche, sostanzialmente il fracking non si può fare. Quindi certo. I petrolieri non gli interessa, hanno rinunciato a una cosa che non avrebbero mai fatto. Ora, il fracking negli Stati Uniti è stato visto come quello che ha creato condizioni di inquinamento delle falde. Non so se ricordate quell'immagine di Report in cui la signora statunitense apriva il rubinetto e metteva fuoco, diciamo così, all'acqua, ai vapori di metano che uscivano fuori insieme con l'acqua. Quindi uno dice, vabbè, in Italia non si fa il fracking, non ci abbiamo problemi. Piccolo particolare, è uscito recentemente una ricerca scientifica pubblicata sul giornale dell'Accademia delle Scienze statunitense, cioè ai massimi livelli, di questi autori che dicono una cosa un po' diversa e per i petrolieri mi viene da dire esiziale, cioè molto preoccupante. Questo è il fracking, diciamo così. Prima si pensava, si rompe la roccia, il metano e gli idrocarburi risalgono qua a 3.000 metri, la falda sta a 100-200 metri di profondità e inquina la falda tramite le fratture preesistenti. Loro hanno dimostrato una cosa diversa, è che in realtà è il pozzo che perde, cioè gli idrocarburi risalgono nel pozzo e perdono lateralmente, perché la camicia in cui i petrolieri dicono noi è impermeabile, non toccherà mai, non ci saranno mai problemi, piccolo particolare, i ricercatori hanno scoperto che i pozzi perdono e perdono in falda e perdono una percentuale consistente. In Norvegia il 12-15% dei pozzi normali, non col fracking, i pozzi convenzionali, cioè quelli che vogliono fare anche sul vostro territorio, perdono. In Norvegia, dove si pensa che li fanno abbastanza bene, in alcuni casi negli Stati Uniti anche il 30-40% dei pozzi, il picco è il 75% in California. L'acqua, come sai, in Italia sta molto male. Questa è dati ufficiali dell'ISPRA, Istituto Superiore per l'Ambiente, pubblicati recentemente, sono l'inquinamento delle falde, non per idrocarburi, ma soprattutto per inquinamento, pesticidi, quindi anche altri settori industriali e così via, e l'inquinamento di tipo chimico. Come vedete in rosso sono la percentuale di falde inquinate, oltre i limiti di legge. Le Marche, come avete visto, avete già perso un quarto delle falde, quindi avete grandissime probabilità che se scavate qui, soprattutto nei fondovalle, considerate che ci sono pure le falde, cioè i pozzi in montagna lì considerati, nei fondovalle molto spesso avete alte probabilità di trovare pozzi inquinati. L'Abruzzo sta messo peggio, stiamo al 35%, la Sardegna al 50%, interessante notare che ci sono intere regioni che non mandano i dati allo Stato. C'è la Basilicata, dove ci sono tutti i pozzi italiani, per gran parte i pozzi italiani per idrocarburi
liquidi in terraferma, non manda dati allo Stato. Cioè, questo fa capire il livello di, insomma, viene a dire mancanza di monitoraggio, ma forse è più grave, diciamo così. Terremoti, un aspetto anche qui quasi omertoso, trattato in maniera omertosa in Italia. Qui vedete i terremoti scatenati dalle stazioni petrolifere e di metano, meglio, in Olanda. L'Olanda è un territorio praticamente asismico. Nel 1959 hanno scoperto un grande giacimento, il decimo giacimento al mondo, in terraferma, e lo hanno iniziato a, diciamo, a far produrre metano. Considerate che il prezzo del metano in Europa si fa anche con questa, per questo progetto, diciamo così, cioè nel senso che se ne estrae tantissimo di metano, circa 50 miliardi di metri cubi all'anno nel 2013. Ora, hanno avuto un problema, nel senso che negli anni 90 in questo territorio è iniziata a partire un'attività sismica legata ufficialmente alle estrazioni di metano. Che è successo? Molto brevemente, questi sono i pozzi, si estrae, quest'area è andata in depressione, cioè in profondità si è tolto metano che creava pressione, che è andata in depressione, si è abbassata l'area di 26 cm, subsidenta si chiama, cioè si abbassa perché se togli qualcosa dal sottosuolo, i pori praticamente c'è uno schiacciamento praticamente del terreno, e prende, c'è uno sprofondamento, crea un sistema di fratture, e questo vedete 1980-2014 è l'andamento dei terremoti. Prima non c'erano terremoti, dagli anni 90 primi pochi terremoti, la intensità sta crescendo, è arrivata a 3,8 e la frequenza sta crescendo, 117-113 terremoti nel 2013. Ora, a Groningen, questa è la lettera, non ve la leggo, la lettera ufficiale del ministro dello sviluppo economico, della Guidi olandese, al Parlamento olandese. Ogni anno manda un report su questa situazione, sta succedendo un finimondo, e molto brevemente, sul mio blog trovate la storia e anche un link, questo in realtà è un'immagine, io ve lo consiglio tantissimo, è un video, se mettete Groningen earthquake, cioè terremoti, riesce questo attivista, ha messo tutti i terremoti anche col suono negli anni, ed è impressionante quello che è accaduto. Che cosa dice questa lettera? Dice: A, i terremoti sono causati dalle estrazioni, ufficialmente. B, non sappiamo quale sarà il massimo, non lo possiamo considerare, cioè, e sta aumentando l'intensità, potrebbe arrivare fra 4 e 5. Considerate che la Richter, peraltro, un conto è avere un 3, un 4 della Richter a 10 km di profondità, un conto a 2 km di profondità, cioè si hanno già i danni a 3,5. Non sappiamo quando può arrivare, non sappiamo quale sarà la frequenza, soprattutto, e qua i Galletti, la manopola famosa, cioè iniettiamo di meno a Palazzo Moroni, quindi si fermano i terremoti. Che dice la ministra, la Guidi olandese? Dice che non sappiamo, anzi possiamo dire che ci sono, insomma, grandi dubbi sul fatto che chiudendo diminuiranno i terremoti. Cioè quell'idea che si può controllare come se fosse una cosa semplice, un terremoto, un fenomeno così complesso, neanche previsto, beh, la dice lunga, e lo dice il governo olandese, non gli ambientalisti. Alla ciccia, che è successo? Che il governo olandese in 2 anni ha fatto scendere le estrazioni di metano da 50 miliardi di metri cubi a 20, cioè ha ridotto a meno della metà. Sapete che vuol dire? Un miliardo solo di royalties, un miliardo e meno nel bilancio olandese. Tutto scritto, non so cose nostre, invenzioni. Lo potete trovare, se volete non vi fidate di me, vi scaricate la lettera, le lettere sono due, in inglese, del governo olandese al Parlamento. Voi direte, vabbè, è un caso unico al mondo, estrazioni di metano in Olanda, è successo, amen. Stoccaggi di gas, progetto Castor, queste sono, finalmente il ministro dello sviluppo economico ha fatto le potete vedere le relazioni sul sito dell'UNMIG, le hanno messe il 12 giugno di quest'anno, hanno fatto un seminario sui terremoti indotti dall'uomo anche in Italia. E peraltro hanno già trovato alcuni terremoti che sono legati alle attività di iniezione di fluidi legate al mondo del petrolio.
ma andiamo avanti. Il progetto Castor è molto interessante perché è un progetto di iniezione, come uno stoccaggio gas di fronte alle coste fra Valencia e la Catalogna, partito nel 2013, 1.400 milioni di costo, tutto finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti con dei project bond. È il primo progetto europeo finanziato in questa maniera, quindi con garanzie pubbliche. L'hanno realizzato, hanno iniziato a iniettare in profondità a settembre, i primi di settembre. Questi sono i terremoti, questi sono i giorni, giorni singoli. Subito, immediatamente, sono iniziati i terremoti, circa della scala 2-3, più o meno. La popolazione si è iniziata a arrabbiare, considerate che era a 20 km dalla costa, neanche chissà dove, a San Benedetto gli vogliono fare lo stoccaggio gas sotto le case. Partono i terremoti, a un certo punto il governo spagnolo dice ok, fermi tutti, bloccano a fine settembre, qui c'è il blocco dell'attività di iniezione. Allora voi direte, Galletti ci ha preso, dice vabbè, chiudiamo, non succede più niente, quindi possiamo mettere in sicurezza un territorio. Piccolo particolare, dopo 5 giorni, boom, 4-3 della Richter. Cioè dopo avevano chiuso l'iniezione, cosa vuol dire? Che non è proprio così banale che tu dici non inietto più, non succede più niente, perché i meccanismi che si innescano nel sottosuolo a 3000 metri di profondità non è proprio banale seguirli. Questa è una, questa cosa è una slide, una delle slide usate dal CNR spagnolo al convegno del 12 in Italia a Roma, quindi è il CNR spagnolo che ha fatto tutti questi grafici. A sinistra CSIC è il CNR spagnolo, in alto a sinistra. E a sinistra sono i terremoti negli ultimi 20 anni in quell'area, 143 eventi, sotto a destra in un mese e mezzo, 294 se ricordo bene, sì, 294, anzi in un mese, dall'1 al 30 settembre, guardate qui, cioè voi fareste una cosa del genere sotto San Benedetto del Tronto, 30.000 abitanti? Con scritto che se si scatena un terremoto oltre i 3, chiudete, è una cosa, scusate, che a me fa anche sorridere, però insomma, infatti ci sono comitati fortissimi a San Benedetto. Velocemente andiamo a chiudere. In realtà il metano in Italia, questa è la curva del metano, del consumo di metano in Italia, è in crollo il metano, abbiamo consumato circa il 30% di metano in meno in 15 anni in Italia. Questa è la produzione di metano, quindi Renzi adesso vuole riportare la curva verso l'alto, cioè in un mondo dove il Papa dice guardate, dobbiamo uscire quanto prima dal mondo dei fossili, noi ci vogliamo indirizzare il nostro territorio, un territorio diciamo vulnerabile, dissesto idrogeologico, non è un deserto. Io lo dico, io sono contro le rivelazioni in generale perché c'è un problema di cambiamenti climatici, l'uso